Buongiorno, oggi parleremo di mobilità e faremo il punto sull'elettrico. Le città stanno diventando sempre più popolate e l'esigenza di abbassare le emissioni è un obiettivo assolutamente necessario e non solo per le polemiche scoppiate negli ultimi tempi che hanno messo le case automobilistiche sul banco degli imputati, ma per le stringenti normative europee che impongono regole sempre più severe e l'abbassamento sempre più forte delle emissioni e anche per un'esigenza di mobilità diversa che abbiamo tutti noi. E tutto questo sta accelerando il cambiamento. Vediamo come. Ottimizzare gli spostamenti grazie all'uso delle tecnologie usando mezzi a basso impatto ambientale, al momento individuati come veicoli elettrici o ibridi, che hanno anche un costo di esercizio inferiore alle auto tradizionali. Si spendono circa 4 euro per percorrere 100 km. Questa è la strada già avviata in Europa con progetti che agevolano una mobilità più flessibile e meno inquinante. In Norvegia, nella capitale Oslo, si punta sulla diffusione totale di mezzi elettrici entro il 2020 e almeno 60 km di piste ciclabili. È un percorso irreversibile, un percorso che dobbiamo fare. È sotto gli occhi di tutti l'inquinamento locale e anche l'inquinamento globale, il cambio di temperatura, quindi assolutamente irreversibile, si deve andare di lì. Ma di cosa abbiamo bisogno in Italia affinché ciò si realizzi? Essenzialmente della diffusione di infrastrutture e di una migliore integrazione tra operatori del settore, come sta accadendo con l'accordo EVA, che è un progetto dell'Unione Europea che coinvolge costruttori e fornitori di energia per la realizzazione di una rete di ricarica veloce sulle principali autostrade italiane ed austriache. Firenze ha aumentato i punti di ricarica per mezzi elettrici, così come Milano, che sta chiudendo sempre più al traffico centro storico, promuovendo l'uso del trasporto pubblico e delle due ruote, anche a pedalata assistita, con batterie che vengono sostituite o ricaricate con un impianto a pannelli fotovoltaici, cioè energia rinnovabile. Il trend di utilizzatori è in crescita e alla fine del 2016 sono stati oltre 4 milioni gli utilizzi effettuati, che corrispondono a oltre 8 milioni di chilometri percorsi, con un risparmio di più di 1 milione 600 mila kg di CO2 in un solo anno. Un esempio virtuoso, ma anche il segno che la popolazione in alcune parti del paese si interessa di più al problema inquinamento e cerca soluzioni nuove di mobilità come il car sharing. E nascono app per individuare i punti di ricarica elettrici e anche lavoro, movimento e sostenibilità si integrano sempre più, tanto che già oggi le ricerche rilevano che nel 2015 le postazioni condivise sono aumentate del 36%. E in risposta alla ricerca di un'alternativa più economica ai tradizionali uffici, nasce l'idea della postazione di lavoro mobile, un pulmino elettrico basato sulla piattaforma della Nissan NV200 da dove ci si può connettere e lavorare con computer. Fornito anche di bar, macchina del caffè e sedie per riunioni, da utilizzare riservandolo nelle ore in cui si ha bisogno. Si va sempre più verso la condivisione. Sì, la condivisione è l'elemento trainante un po' di tutto, oggi lo vediamo, non è soltanto nel lavoro, quindi lo smart working, nel mondo della mobilità sempre di più si assiste a fenomeni di car sharing e questa idea dello sharing, cioè di mettere in condivisione risorse in modo tale da ottimizzare l'uso, è un po' il trend che sta pervadendo un po' tutta la vita sociale. Abbiamo fatto il punto su motori elettrici, ibridi e su come sta cambiando la mobilità, ma in realtà il trasporto elettrico, anche pubblico, esisteva già alla fine dell'Ottocento. Allora, vediamo con Carlo Petroni per quale motivo questa tecnologia è stata ad un certo momento abbandonata. Le immagini ci riportano indietro nel tempo, quando negli anni 30 del secolo scorso in tutta Europa e anche nel nostro paese si è moltiplicata la richiesta di trasporto pubblico. Così i primi tram elettrici e successivamente i filobus compaiono sulle strade delle nostre città. Con le loro aste di captazione raggiungono la rete elettrica sospesa, alimentando motori elettrici di trazione che producono coppia motrice sufficiente a consentire lo spostamento del mezzo e il trasporto dei passeggeri. La rete elettrificata si sviluppa velocemente in molte città italiane, a Roma, Milano, Torino, ma anche al sud, specialmente a Napoli e in Sicilia, e raggiunge la massima estensione a metà degli anni 60, con un tracciato di oltre 1100 km complessivi. Poi le difficoltà di gestione della rete, che di fatto rendeva anche molto problematiche eventuali deviazioni e riprogettazioni delle linee troppo vincolate dalla rete elettrica per renderle efficienti e compatibili con la crescita esponenziale delle periferie cittadine.
Inoltre, per problemi di contenimento dei costi, all'inizio degli anni 70 sparisce la figura del bigliettaio, che sui filobus aveva anche il compito di riposizionare le asse del trolley nel caso di perdita del contatto con la rete elettrica. Inizia così un costante declino del trasporto pubblico elettrico, che comprende anche i tram, ma che risulta molto più veloce per i filobus e che non viene rallentato neanche dalla crisi energetica del 1973, quando gli italiani hanno conosciuto le domeniche senza auto. Solamente dagli anni 90 si è visto un timido tentativo di reintroduzione dei filobus, che di fatto garantiscono per le nostre città l'assenza di emissioni inquinanti e la quasi assoluta silenziosità di marcia. A Roma è rimasta una sola linea operativa, con automezzi collegati al bifilare elettrico, che oltre a fornire l'alimentazione per la trazione ricarica le batterie utilizzate per la tratta all'interno del centro storico, dove non è stata prevista la realizzazione della rete elettrica sospesa, per evitare un invadente impatto visivo sul centro cittadino. Rimangono molto usati dai milanesi i tradizionali tram, da sempre esempio della mobilità cittadina. La rete elettrica di trasporto pubblico di superficie si sviluppa con 18 linee urbane che fanno parte integrante della tradizione del paesaggio del capoluogo lombardo. I primi progetti di elettrificazione della rete tranviaria risalgono alla fine dell'Ottocento. Da allora i vecchi e nuovi tram non hanno mai smesso di accompagnare fedelmente i passeggeri per le strade sempre più affollate di Milano. Ed ora vi portiamo a Parigi. Nella capitale francese si stanno già facendo esperimenti di trasporto pubblico elettrico, ma anche a guida autonoma, quindi sono mezzi che praticamente vanno senza autista e sono già in dotazione al pubblico. Sentiamo e vediamo che cosa succede con il corrispondente Stefano Ziantoni. Piccolo, sicuro, rispettoso dell'ambiente perché pulito, è al 100% elettrico. Ma la novità è che è senza il conducente. Una vera e propria rivoluzione nei trasporti pubblici in città. Iniziati i primi test che termineranno ad aprile. Sono autobus robot in grado di trasportare 6-10 persone. Velocità di crociera 7 km orari, ma potrà arrivare a 40. La navetta viaggia su una corsia preparata sul ponte Charles de Gaulle, che unisce due tra le stazioni più importanti di Parigi, Gare de Lyon con Gare d'Austerlitz. A guidare il minibus è un sistema combinato di telecamere e laser che riescono a rilevare eventuali presenze di ostacoli e di persone intorno al veicolo lungo tutto il suo tragitto, in servizio dalle 14 alle 20, tutti i giorni. È pratico ed economico. Se può aiutare a circolare in città in modo più fluido, io sono d'accordo. Piace a tutti, lo trovano pratico, utile, comodo, ecologico. Si apre una nuova era della mobilità urbana. D'altronde, le politiche francesi hanno fatto del rispetto ambientale un vero punto di riferimento. Obiettivo dell'amministrazione parigina arrivare entro il 2020 a chiudere il centro della città a tutte le vetture e vietare la circolazione di quelle diesel. I prossimi bus senza conducente dovrebbero entrare in servizio entro quest'anno in un'altra parte della città, il tragitto che separa il castello di Vincennes al parco Floreale. Un'applicazione futura? Negli aeroporti e negli ospedali. Ed ora parliamo di due ruote. Nel 2006 Triumph ha riportato in auge una tipologia di moto che si chiama Scrambler e che può andare sia su asfalto che su terra. Ora si rinnova completamente. Ce la descrive Roberto Ungaro. Scrambler, dal verbo inglese to scramble, che vuol dire tante cose, ma principalmente rimescolare, e in questo caso strada e fuoristrada. Il grande successo di Triumph, introdotto nel 2006, ora è tutto nuovo. Come tutta la famiglia Bonneville, ha un nuovo motore bicilindrico 900 raffreddato ad acqua da 55 cavalli, controllo di trazione e 5 marce. Frizione assistita per essere usata da tutti. C'è anche in versione depotenziata per patenti A2. Telaio a doppia culla chiusa in acciaio e ruota anteriore dal diametro importante, 19. 206 kg il peso. Questa moto può affrontare leggero fuoristrada e allora ecco pedane più robuste e affilate, guance in gomma sul serbatoio e una slitta paramotore. Ma per riconoscere Scrambler c'è un solo modo, lui, lo scarico, che corre doppio lungo tutto il fianco.
In questa nuova versione la sella è sdoppiata, ricoperta di alcantara che ha un ottimo grip, ma la particolarità è che quella del passeggero è removibile e si può montare questo pratico portapacchi in alluminio. Alla guida, seduta piatta e bassa da terra, fianchi stretti, manubrio largo, un'ergonomia naturale, comoda, intuitiva, in una parola facile, frizione morbidissima, tanto sterzo. Scrambler potrebbe benissimo essere anche la prima moto. In curva è neutrale, agile il giusto e sul veloce è precisa quanto serve. È proprio come te l'aspetti guardandola, semplice, ma la sorpresa è il piacere che ti trasmette. Guida fluida, rotonda, l'ideale per passeggiare, curva contro curva magari in fianco a un lago. Sospensioni confortevoli, freni progressivi ma potenti, cambio preciso. Non le trovi un sassolino, uno spigolo nel suo carattere, è puro piacere di andare su due ruote e il migliore esempio di quanto sia facile. In questa nuova versione il motore è una meraviglia perché è corposo, morbido, ma con tanta forza, piacevolissimo da richiamare. È tanto elastico e comunque risponde con vigore se serve. Ci si fa proprio cullare dal suo carattere, aprendo e chiudendo il gas dentro e fuori da ogni curva. Difetti? Davvero non pervenuti. Triumph ha riscritto se stessa, mantenendo l'abito classico, ma con una resa moderna. È tutto, grazie per averci seguito. Vi aspetto domenica prossima alle 13.30 dopo il TG2. Il nostro indirizzo di posta elettronica è sempre tg2motori@rai.it. Arrivederci.